La vedete tranquilla, zaino in spalla, a passeggiare con il padre in un parco di Londra. Il nome di questa ragazza, oggi 17enne Malala Yousafzai, è però abbinato ad una lotta per il diritto all'educazione delle bambine, delle donne, che ha travalicato i confini del suo paese, il Pakistan. Malala, in un giorno apparentemente come tutti gli altri, il 9 ottobre 2012, mentre con l'autobus va alla scuola del suo villaggio nella valle di Swat, viene colpita, quasi a morte, alla testa e al collo, da un commando. Uomini che le sparano e la vogliono uccidere proprio perché è studentessa modello, esempio da cancellare secondo i talebani radicali che negano il diritto allo studio delle bambine. Ora ci sono i volti di alcuni dei presunti assassini. L'intera banda è stata arrestata ed è composta da 10 uomini, dice il maggiore Salem Bahiwa, quando dà la notizia, aggiungendo che i terroristi facevano parte di un gruppo conosciuto, Terek e Taliban, il nome, che comprende organizzazioni militanti nelle aree tribali. Tutti gli arrestati saranno processati da un tribunale speciale per l'antiterrorismo ed hanno confessato di aver ricevuto l'ordine di sparare a Malala da un leader talebano, il Mullah Fazlullah, che avrebbe la sua base nel vicino Afghanistan. Nel frattempo, Malala va avanti nella sua lotta per l'istruzione femminile, da Londra. Non ha mai smesso da quel 9 ottobre, incoraggiata dai premi e dalla solidarietà che le è giunta da tutto il mondo.